stiamo seguendo tutti i cittadini italiani, stiamo facendo uscire da Rafa tutti quelli che lo vogliono, c'è qualcuno che vuole rimanere lì, ma ormai sono quasi tutti usciti con le loro famiglie, li continuiamo a seguire giorno per giorno con il nostro consolato a Gerusalemme, l'ambasciata Tel Aviv, il consolato del Cairo, e adesso sono quelli che sono usciti, qualcuno è già arrivato in Italia, altri hanno fatto un passaggio all'ospedale Umberto I, l'ospedale italiano del Cairo, stanno bene. La nostra priorità è quella di far tornare tutti gli italiani, abbiamo fatto prima quelli che erano in Israele, adesso abbiamo fatto quelli che sono a Gaza, quindi per il governo la priorità numero uno era tutelare i nostri concittadini. Purtroppo gli ostaggi italiani sono morti tutti e tre, ora bisogna lavorare per una de-escalation invitando Hezbollah a non alzare il tono dello scontro, non gettare benzina sul fuoco. A Israele abbiamo chiesto anche di non colpire la popolazione civile, anche se riteniamo lecito da parte di Israele giusto colpire le centrali di Hamas, ma un conto sono le centrali di Hamas, che è un'organizzazione criminale, un conto è la popolazione civile. Noi abbiamo anche detto che siamo pronti a curare in Italia i palestinesi usciti dalla striscia di Gaza via Rafah che fossero feriti, stiamo vedendo se se ne può curare qualcuno nel nostro paese, continuiamo a mandare materiale umanitario per i palestinesi che sono nella striscia di Gaza, anche le nostre forze armate stiamo vedendo se si può fare un ospedale da campo, parteciperemo alla conferenza che si svolgerà a Parigi per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, e nello stesso tempo però diciamo che lo Stato di Israele ha diritto ad esistere e quindi ha diritto a difendersi, perché ricordiamo che tutto è cominciato con un barbaro attacco contro la popolazione civile da parte di Hamas, Hamas che usa anche come scudi umani i propri compatrioti, cioè troppi palestinesi sono stati usati da Hamas per proteggere le loro basi, è una situazione molto difficile, però ecco, l'importante è che si faccia di tutto per evitare che i civili da una parte e dall'altra possano essere coinvolti in una guerra che deve essere combattuta tra reparti combattenti, anche se quelli di combattenti di Hamas sono un'organizzazione terroristica. Poi abbiamo i nostri 1300 uomini che sono tra Libano e Israele, che fanno da cuscinetto con le forze delle Nazioni Unite e svolgono un'azione di pace, e anche lì la loro presenza è importante, perché noi dobbiamo far prevalere la diplomazia e il dialogo rispetto alla forza e alla violenza. Soluzione finale che noi possiamo intravedere è quella soltanto di dare una prospettiva al popolo palestinese, cioè di avere uno Stato libero, democratico, certamente non lo Stato di Hamas, e un paese come Israele democratico e libero che possa vivere dialogando anche con lo Stato palestinese.